due gol. La partita di oggi ha riportato Facundo Lescano al gol, ha fatto ritrovare Luca Palmiero, ma peccato la vittoria che non è arrivata a Facundo. Sì, sì, sono diciamo contento a metà, mi sarebbe piaciuto anche far solo un gol e vincere la partita, perché bisogna dare una svolta e non si può continuare con questi alti e bassi. E niente, soprattutto dopo che sei passato due volte in vantaggio, ci è successo più di una volta quest'anno, soprattutto qua in casa con Latina, ci è successo con il Monterosi, sempre 2-0 poi finisce 2-2, non va bene questa roba, bisogna cambiarla, perché dobbiamo capire che siamo una squadra forte, siamo il Pescara e non può succedere, soprattutto in casa nostra. Arriva Zeman, Facundo Lescano che piace molto al tecnico Zeman, già da anni ti dà la maglia da titolare, tu ripaghi con due gol. Sì, sì, no, io sono sempre stato me stesso, ho lavorato e devo ringraziare il mister oggi per avermi dato l'opportunità dal primo minuto dopo tanto tempo. Sicuramente lo conosciamo tutti, un allenatore che gioca all'attacco, e quindi per noi attaccanti, esterni, centrocampisti è sicuramente un plus che bisogna sfruttare, perché comunque è un allenatore che attacca sempre. Riccardo Brosco, probabilmente il gol se l'hai virgolette mangiato, poi tu sul proseguimento delle azioni scivolate, hai provato a metterla dentro. Sì, Sasà ha messo una palla forse troppo forte, anche se giusta, perché bisogna metterla così. Io l'ho vista sbucare all'ultimo, mi son buttato come mi è sempre capitato, ne parlavamo prima, fosse stata magari rasoterra era gol sicuramente, mi ha preso quasi all'altezza, un po' sopra la caviglia, quindi avendo meno superficie purtroppo si è alzata, sarebbe stato anche bello per me, perché non avevo mai fatto una tripletta in vita mia in Serie C, e poi avremmo forse archiviato la partita. Ti chiedo io l'ultima cosa prima di una domanda da studio, volevo anche la tua opinione in quel concitato finale, perché Aloy ha detto non c'era assolutamente fallo, Zeman ha detto la stessa cosa, Pocheschi, tecnico della Juve Stabia, invece ha detto una chiara trattenuta su Altobelli. No, io, se vedete, l'arbitro fischia quando Merola impatta il pallone, quindi io salto in terzo tempo, anche perché loro non... Ha fischiato a te il fallo? No, ha fischiato fallo di mano a Merola. Ah, di mano? Sì, addirittura ha fischiato mano a Merola, perché io, loro non marcavano neanche a uomo, quindi io colpendo da solo, cioè con Altobelli che veniva verso di me, loro facevano marcatura zona, io ho colpito da solo, quindi avessi preso la porta probabilmente era gol, e poi Merola col tacco l'ha deviata e ha fischiato un controllo di mano a Merola, una roba mai vista. Quindi non quello che dice Pocheschi, un fallo su Altobelli, no. Quindi l'arbitro ha detto tocco di mano? Sì, anche perché io ho colpito dietro l'area piccola e l'ha fatta battere quasi sulla linea di fondo dove ha colpito Merola, quindi quando io gli ho detto scusa cosa hai fischiato, mi ha detto no, fallo di mano di Merola, infatti sono rimasto incredulo, non va bene che perdiamo dei punti così. Domanda da studio per Facundo Lescano che vi ascolta. Quindi una cosa abbiamo chiarito, Enrico, non c'entra nulla il secondo assistente, mi pare, no? Da quello che ci ha detto Facundo oggi. Io una cosa ti dico, Massimo, io ho visto l'arbitro in presa diretta che ha indicato il centrocampo e poi è tornato sul punto per annullare il gol, e tutti i giocatori della Juve Stabia che hanno dato il cenno di ok all'assistente, questo l'ho visto io. Quindi vabbè. Sì, io in quel momento sono andato anche io a capire cosa avesse fischiato. All'inizio ho abbracciato Merola, poi non ho capito cosa è successo. Vabbè, domanda per Facundo. Sono episodi. Fabio. No, innanzitutto complimenti per essere tornato protagonista. Prima facevamo delle considerazioni, io avendo avuto Zeman come allenatore so come ragiona, è chiaro che poi in campo ci siete voi e in alcuni momenti della partita credo che bisogna non sempre cercare di fare il gol, ma cercare di non subirlo, quindi magari da qui in avanti i più esperti, e tu sei uno di quelli, cercare di gestire meglio quando poi si va in vantaggio di due gol certe partite. Sì, sicuramente Fabio, non ti ripeto, non va bene, perché non è la prima volta che succede che siamo per due volte in vantaggio in questo campionato, non si può mai dare nulla per scontato, bisogna magari tenere un po' la palla agli ultimi minuti, e noi siamo, io insieme ai miei compagni, ci sono anche dei miei compagni che hanno più esperienza di me, quindi non si può concepire una roba del genere, bisogna lavorare. E magari o per fare il terzo gol, perché oggi abbiamo avuto tantissime occasioni, oppure per poi tenere 2-1 fino alla fine, a partire da noi attaccanti, aiutare la squadra per non subire gol.